cordoglio, non solo affetto per i familiari, ma grande attenzione per risolvere e per capire cosa sia veramente successo. Sia la magistratura, quella italiana che quella straniera, sono al lavoro nel rispetto dell'autonomia della magistratura, però con tutte anche le forze di polizia vogliamo capire e vogliamo arrivarci fino in fondo. Grazie. Sì, la ringrazio sottosegretario. Dunque concludiamo qui con la commemorazione di Giulio Regeni e continuiamo con il nostro ordine del giorno. Riprendiamo ora il seguito della discussione del decreto legge 3513-A, recante proroga termini previsti da disposizioni legislative. Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale, all'orma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che gli ordini del giorno PES numero 6, CARA numero 78, Tarico 92, Stella Bianchi 110 sono stati ritirati dai presentatori. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, sensi dell'articolo 89,1 del regolamento, l'ordine del giorno Guidesi numero 104, concernente la validità delle deliberazioni in materia di IMU, TASI, TARI e addizionale comunale IRPEF, adottate dai comuni in quanto relativa a materia analoga a quella trattata da una proposta emendativa già dichiarata inammissibile. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Onorevole Sesa Amici, sottosegretario Grazie ai rapporti col Presidente. Parlamento, glieli elenco. Sì, facciamo più Ascani veloce. 1, Favorevole. Vargiu 2, Favorevole. Miotto 3, Favorevole. 4 Tullo. Favorevole con riformulazione l'ultimo capoverso da sopprimere, da prevedere l'allocazione fino al punto, alla nuova disciplina. La ringrazio. Pastorelli, 5.